Io da organizzatore vi dico che sono chiusi i seggi campione, quindi finirà 57-58% per Pupillo e il restante ad Amico, quindi Pupillo è il nuovo, continua ad essere il sindaco di Lanciano. Non riesce a essere cauto? Assolutamente no, perché noi abbiamo chiuso il nostro sondaggio su 20 sezioni campione, quindi già hanno scrutinato abbondantemente le 100 schede. Con una forchetta del 2% possiamo dire che Pupillo vincerà tra 57 e 59. Come sta vivendo questo momento e soprattutto avete comunicato i primi dati a Pupillo? Sì, stiamo aspettando che arriva il sindaco per festeggiare tutta la notte e abbiamo molto da fare perché in questi giorni abbiamo subito tanti attacchi e quindi questa notte sarà una notte lunga e ci divertiremo molto. Cosa rimarrà di questa campagna elettorale, i veleni? Assolutamente no, una grande maturità del popolo lancianese, che è un popolo fondamentalmente antifascista, che non crede ai proclami ma crede ai programmi che Pupillo ha saputo rappresentare a questa città. Intanto continuano ad arrivare i dati parziali, in uno ho sentito D'Amico in vantaggio 117 a 70, sì, qualcosa qualche di... contrada probabilmente, qualche contrada, sì. Però la tendenza vede Pupillo in pole. In pole. Allora, noi Leda ci trasferiamo presso il comitato elettorale di Enrico D'Amico per poi ritornare qui e continuare a palleggiare fin quando non ci sarà il risultato. Ciao Leda. Prendo atto del dato, anche se non ancora sono definiti, è chiaro, Mario Pupillo ha vinto, approfitto dei teleschermi di Telemax per fargli auguri di buon lavoro. E niente, delusione, ci aspettavamo un altro risultato che non c'è stato, chiaramente ecco. Così a caldo non posso che dire che l'ultima settimana, gli ultimi 10 giorni hanno pesato negativamente sulla nostra campagna elettorale, c'era molto nervosismo, la questione Casa Pound l'abbiamo subita, ma questo non significa che non rifarei quelle scelte che mi hanno portato fin qui. La nostra idea è quella di riunire le forze dell'opposizione, ci credevo fermamente già durante la campagna elettorale, già prima della creazione della coalizione, quindi ho ritenuto di farlo anche poi nell'apparentamento. Nella campagna elettorale, negli ultimi 10 giorni, avevamo detto che sarebbe stata un'altra partita. In questa partita purtroppo ha pesato negativamente, oltre alla questione Casa Pound, anche la questione apparentamento, che ha diciamo governato in tutti i dibattiti, e abbiamo avuto poco modo di parlare di futuro, poco modo di parlare delle nostre proposte, e quindi è andata così. La scelta di Casa Pound dunque è stata determinante secondo te? Ha tenuto banco in tutti i dibattiti televisivi, sui giornali, sui media, sui social, quindi penso che questa cosa abbia avuto un grosso rilievo, tant'è che sapete bene che è andata su tutte le testate nazionali, sin anche in Parlamento, ma ripeto, questa non è una valutazione negativa da parte mia rispetto all'apparentamento, è un dato di fatto che sicuramente ha pesato nell'opinione pubblica della città. Ti aspettavi un testa a testa, un ballottaggio diverso, voto dopo voto? Assolutamente sì, insomma enfatizzavamo il fatto del 60%, ma al di là di questo numero sappiamo che non è mai la sommatoria, ma ritenevamo di essere avanti. Perché la città ha scelto Pupillo? Questo lo dobbiamo domandare ai cittadini. Perché non ha scelto D'Amico? Non ha scelto, ripeto, queste due questioni, apparentamento e Casa Pound, hanno segnato sicuramente negativo per quanto riguarda, vedendo adesso i dati. Come dicevo prima, sarà interessante guardare anche cosa è avvenuto nei singoli seggi, in periferia, in centro, per capire meglio cosa ha pesato di più. Adesso ci sarà da tirare il fiato, ci sarà da riflettere, da valutare, ci sarà anche da fare opposizione, da collaborare per il bene della città. Qualche ora di riposo prima di tutto, perché veniamo da un lungo cammino che è partito con le primarie, quindi ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato da vicino, i famosi volontari che veramente mi sono stati vicino giorno e notte, ringrazio i candidati, ma adesso insomma, c'è bisogno anche di tirare un po' il fiato. Non dirmi che ci avresti scommesso. Eravamo fiduciosi, Enrico, eravamo convinti che il popolo di Lanciano avrebbe capito il messaggio che avevamo chiesto durante questa campagna elettorale, una continuità
a un'amministrazione che non ha sbagliato niente, a un'amministrazione che si è comportata bene e che secondo me con altri 5 anni potrà dare sicuramente delle risposte ai cittadini. Abbiamo chiesto la fiducia per altri 5 anni, ringrazio i lancianesi che ce la stanno dando. Aspetto le ultime schede perché bisogna aspettare fino alla fine. Però è quello che si merita Mario Pupillo come uomo e come sindaco. E ringraziamo la città di Lanciano e i grandi cittadini di Lanciano che hanno capito il messaggio che abbiamo dato in questi giorni. Non so se è possibile con Marcello Paoluccio avvicinarci, non è possibile, mentre davvero è un clima da stadio. Se è possibile avvicinarci con Pino Valente, che siamo in diretta in attesa di sentire il sindaco. Va bene, il tuo sorriso, le lacrime, che cos'è? È una goduria, felicità immensa, un miracolo. Lanciano ancora una volta si è ribellata alla partitocrazia, ai giochetti di poltrone. Lanciano è una grande città, lo ha dimostrato anche questa sera, dando un risultato incredibile, dando finalmente voce a quella città che vuole far sentire e vuole contare, ma senza farsi mettere i piedi in testa da nessuno. Ti aspettavi un testa a testa, una lotta voto dopo voto o un risultato del genere? Tanto forte. Io avevo qualche timore, ce l'avevo, io mi aspettavo un voto testa a testa, invece i dati sembrano veramente dare un plebiscito a Mario Pupillo, quindi questo apparentamento è stato un boomerang, i lancianesi l'hanno capito, si continua per proseguire questa amministrazione. Forza! Se davvero sei il peggior amico, ecco Leo Marongiu, poi vammelo a prendere il sindaco perché è circondato da baci e abbracci. Leo Marongiu. È una vittoria eccezionale, straordinaria. Da oggi iniziamo a costruire il futuro della nostra città, proseguiamo a costruire il futuro della nostra città con una squadra fantastica, unita, positiva. Lanciano può stare tranquillo, ci ha perdonato anche degli errori, ma siamo certi che nei prossimi 5 anni trasformeremo questa città in meglio. Sono stati giorni molto particolari per la città, avvelenata da più parti, questo lo dobbiamo riconoscere. Mai forse campagna elettorale è stata così dura, intensa. Cosa ne pensi? Adesso a mente serena? Allora, adesso bisogna usare la massima di Churchill, nella vittoria magnanimità. Da oggi siamo l'amministrazione comunale di tutti. Ci sono stati degli errori, soprattutto da parte degli avversari. Lanciano ha bocciato gli estremismi, ha bocciato la deriva neofascista. Questa la dobbiamo dire con forza, però da oggi iniziamo il cammino, continuiamo il cammino che abbiamo intrapreso 5 anni fa. Grazie Lanciano. Una parola agli avversari, te la senti di dire? Ma avremo modo di parlarne anche con gli avversari, perché è stata una campagna elettorale molto difficile, molto dura. Ovviamente ci sarà da lavorare e di capire bene anche il senso di un risultato che è andato ben oltre le nostre aspettative. Te la senti di catturarmi Mario Pupillo, perché è circondato? Grazie, qualche altra cosa da aggiungere? Lanciano è la città dei miracoli, anche questa sera ha dimostrato l'ennesimo miracolo, la gioia è immensa, il popolo di Lanciano è in festa e adesso andiamo a recuperare pure il sindaco. Ecco, recuperiamolo mentre si prende gli abbracci Dora Bendotti, la più votata della coalizione. Che momento è, Dora? È un momento di grande emozione, non nascondo proprio la commozione forte che ho in questo momento, anche perché è stata una battaglia dura e sono contenta che ha vinto la coscienza, hanno vinto i lancianesi, ha vinto un uomo onesto, una coalizione che ha lavorato tanto, forse non è stata ben capita all'inizio, ma il risultato di oggi ci ripaga veramente dei grandi sforzi che abbiamo fatto, sono veramente contenta. È stato un risultato che si è spinto al di là delle previsioni? Diciamo che i numeri, oggi abbiamo dato un calcio alla matematica, quindi diciamo i numeri non erano dalla nostra parte, le coscienze sì, e questa è stata la dimostrazione. La matematica qualche volta può sbagliare. Grazie a Dora Bendotti. Allora io cerco di catturarlo, Mario Pupillo insieme, guardate, letteralmente circondato. Camillo, è possibile te e Mario Pupillo, perché siamo costretti a doverci spostare, eh? Allora, ecco, intanto siamo in presa diretta. Come ha vissuto queste ore Mario Pupillo e se deve questo successo in particolare a qualcuno? Beh, ho vissuto a casa con mia moglie, i miei figli, mio cugino, i miei parenti.
Pensavamo di fare una lunga nottata, invece pensavo a uno scherzo, mi hanno telefonato mezz'ora subito dopo la chiusura e dice hai vinto, allora ho mandato insomma una parola scortese a chi come al solito mi fa gli scherzi, invece era la verità e quindi siamo stati contentissimi di questa nostra performance che è stata straordinaria, penso. Alla coalizione sconfitta cosa si sente di dire? Sicuramente tende la mano il sindaco. Ma io sono il sindaco di tutti, perché questo voto di oggi mi dà la conferma che non sono stati i miei elettori tradizionali, ma è una parte della città molto importante che ha voluto dire a me di continuare. Io ringrazio le mie liste, la Regione Abruzzo, Camillo D'Alessandro è stato sempre con noi, Luciano D'Alfonso che è venuto l'altro ieri al nostro comizio finale che è stato bellissimo, Silvio Paolucci che ha dato a questo ospedale e continua a dare grande fiducia e grandi risorse, e poi alle mie liste che sono ovviamente Progetto Lanciano, ringrazio Pino, ringrazio Davide Caporale di Lanciano Che Vale, ringrazio Dora Bendotti di Lanciano in Comune, ringrazio il PD che è la mia casa, che ha veramente prodotto uno sforzo straordinario con questi giovani, con Leo Marongiu e tutta la squadra della Nouvelle Vague della nostra politica. Ancora la forza di festeggiare oppure si va di filata a Nan? No, forza di festeggiare, qualcuno ha detto che ero anziano, mi dovevo mettere da parte, magari andranno loro a dormire, io starò qui. Dedicata alla città? Dedicata alla mia famiglia, permettetemi di dirlo prima, e poi alle liste che ho detto, agli amici che sono tantissimi, che travalicano anche l'impegno politico, e quindi è una vittoria della città. Penso che Lanciano oggi abbia fatto quel salto di qualità dove si votano i partiti, si votano le liste civiche, ma si vota anche il progetto, si vota la persona, si votano le persone che fanno parte di questa meravigliosa squadra che mi hanno portato a questo successo. Il successo è di tutti, non è solo mio, e quindi sono non felice, sono felicissimo. Perché grazie. Pupillo 2 da dove riparte? Non è Pupillo 2 la vendetta, perché qualcuno potrebbe dire questo. Dalla pacificazione, perché questa città deve vivere nella pace, nella concordia e quindi nella stima reciproca, perché questa è la politica che bisogna fare in un momento così difficile. Non ci sono assolutamente recriminazioni, anche se i toni sono aumentati in campagna elettorale, ma io sarò il sindaco di tutti. Intanto qualche dichiarazione la possiamo fare, Silvio Paolucci con Camillo D'Alessandro, un po' sudato, provato, però felice. Molto molto felice, è un risultato davvero rotondo, netto, ed è un risultato che ha premiato il centro-sinistra, la coerenza e il progetto. Sei venuto più volte a Lanciano, hai sostenuto, hai tessuto anche le fila di una campagna elettorale molto particolare. Abbiamo fatto un grande lavoro anche sull'ospedale e sulla sanità a Lanciano, io credo che sia stato premiato. Ha fatto un ottimo lavoro l'amministrazione Pupillo e credo che anche quell'apparentamento non sia stato digerito e compreso. Grazie, grazie a Silvio Paolucci. Allora, un'altra battuta con Camillo D'Alessandro, lo abbiamo sentito quando era la primogenitura poi del successo. Successo largo per prospettiva. Questa non è solo una vittoria quantitativamente importante, ma è una bella vittoria che assomiglia alla favola. È una delle più belle pagine che almeno io ho vissuto, dove tutti i pronostici sono stati rovesciati, e a rovesciarli è stato il cuore, perché alla fine i cittadini vedono chi vuole bene alla città e chi invece, non che non gli voglia bene, ma mettiamola così, non ha dimostrato di volerlo. Ha visto a livello nazionale le grandi città? Torino al 5 Stelle, Roma al 5 Stelle, come valuti? Beh, Fassino, la roccaforte del PD che scricchiola così. Esiste un tema vero a livello nazionale per il quale dobbiamo riflettere, qui festeggiamo, altrove no, ciò significa che non va bene ovunque, è chiaro che quello è un test elettorale importante, però per la nostra regione mi pare di capire, io non ho tutti i dati, ma a Vasto stiamo avanti, a Lanciano abbiamo vinto, a Roseto pure, credo che insomma coloro i quali hanno costruito
la speranza di asfaltare il centro-sinistra dicendo male alla regione 2 anni e mezzo sono stati asfaltati. Grazie Camillo, fa caldo e per il sindaco Mario Pupillo sarà un overdose di abbracci. Grazie a Camillo D'Alessandro, buon lavoro, in bocca al lupo. Leda, queste sono le immagini della festa nel comitato elettorale di Mario Pupillo con i dati 55,6 col 44,3. Certo, non sono definitivi, ma è una forbice, una forchetta tanto ampia da non poter permettere agli avversari qualsiasi tentativo di recupero. Qui può procedere la festa con le immagini di Marcello Paolucci, che io ringrazio. Casomai ci risentiremo più tardi, però a 00:25 il nuovo sindaco di Lanciano è lì che si prende tutti gli abbracci. Leo, siamo ancora in diretta, vuoi aggiungere qualche altra battuta mentre Marcello Paolucci inquadra la festa? Non ho la lucidità necessaria, Enrico, perché io credo che questa sia una vittoria storica e da tifoso della Virtus posso dire equiparabile alla vittoria del campionato in Serie B. E non ha un ripescaggio? Quello magari, chi lo sa, però è una vittoria storica, è una vittoria della città di Lanciano. Ora noi dobbiamo caricarci addosso la responsabilità di questa vittoria così grande, perché Lanciano oggi ci ha affidato una responsabilità enorme e dobbiamo ripagare al massimo ogni giorno con sforzi quotidiani la fiducia di questa città che io amo profondamente. E ringrazio tutti i cittadini che ci hanno dato fiducia. E dico una cosa a quelli che non ci hanno votato, che cercheremo di ripagare anche le vostre critiche con il lavoro quotidiano di ogni giorno. Lanciano è di tutti, non è solo di chi ha vinto le elezioni. La serata come continua? Si andrà a Palazzo Città oppure ognuno a casa dopo? No, adesso andiamo in Piazza Plebiscito e andiamo e torniamo al comune. 19 giugno abbiamo scritto la storia di Lanciano! Grazie a voi amici che avete creduto in me e nella mia amministrazione. 3 mesi fa ci davano ormai per spacciati, 15 giorni fa ci davano per spacciati, ma si sono dimenticati che io sono un bravo medico e ho le medicine giuste. Per dare salute agli uomini e alle donne di questa città, la salute di una buona politica che solo noi sappiamo fare. E oltre al 40% della nostra coalizione, altri 15% di lancianesi hanno ribaltato questo risultato. E ancora di più, quindi, io e noi amministrazioni dovremo essere l'amministrazione di tutta la città, di tutta la città. Perché la buona politica è questa, non è la politica delle lobby, la politica degli amici della parrocchia, la politica dei gruppi di potere. Noi siamo l'amministrazione di tutti i cittadini, senza lasciare nessuno indietro. Io voglio ringraziarvi perché veramente è stata una giornata straordinaria. Io ho ricevuto la telefonata dopo 20 minuti che si sono chiusi i seggi e pensavo che fosse uno scherzo, perché ogni tanto me le fanno uno scherzo. Però è stato uno scherzo per qualcun altro che probabilmente vedeva qualche altro risultato. Noi abbiamo visto giusto, percorrendo la strada dell'onestà, della chiarezza, di essere sempre insieme, a viso aperto, a non fare accordi sotto banco, ma dicendo ai cittadini ci siamo sfidati con le primarie vere, senza trucchi, e noi abbiamo portato avanti il nostro percorso. Quindi noi oggi siamo stati autorizzati, abbiamo avuto da parte della città di Lanciano una imprimatur che dice a noi
Adesso non potete sbagliare, dovete continuare a fare ancora meglio e noi lo faremo perché abbiamo la forza, abbiamo le competenze, abbiamo una regione amica, abbiamo giovani e meno giovani che da questo palazzo disegnano la città, una città migliore, insieme alle associazioni, insieme alla società civile, insieme ai poeti, agli intellettuali, agli operai, agli emigrati, agli immigrati, perché noi non vogliamo lasciare nessuno dietro, siamo l'amministrazione di tutti. Vogliamo la pacificazione. Noi dopo la battaglia facciamo come quelli del rugby, il terzo tempo. Noi lo vogliamo fare questo terzo tempo, ma vogliamo anche rispetto dagli altri che in questi giorni ci hanno anche offeso, in particolare alla mia persona, quando hanno detto che io ho scatenato reazioni violente da parte dei cittadini. Questa è una bugia che io rimando al mittente, perché io e la mia amministrazione, quando abbiamo un avversario, lo guardiamo sempre negli occhi, non lo guardiamo da dietro, come hanno fatto i giovani che nel 1943 affrontarono i nazifascisti, guardarono negli occhi. Noi non siamo quelli che guardano alle spalle. Scusate questa parentesi un po' polemica, ma più che polemica è per chiarire. Noi vogliamo la pacificazione, vogliamo lavorare in sintonia con tutti coloro che vogliono bene a questa città. Tutti sono invitati a collaborare, non faremo lo sbaglio che abbiamo fatto in questi 5 anni. Ci siamo chiusi a palazzo per lavorare, non abbiamo perso un attimo del nostro lavoro. Adesso dobbiamo stare più in mezzo alla gente, ma la gente ha capito la bontà del nostro lavoro, del nostro impegno quotidiano, perché oggi non avremmo avuto questo risultato se la gente non l'avesse capito. E allora vuol dire che questa città è cresciuta, questa città è matura per fare il salto in Europa. Viva Lanciano! Viva Mario Pupillo! Viva le liste civiche! Grazie a voi! Grazie a voi, a tutti! Grazie a voi! Grazie, grazie, grazie. No, è arrivata la spruzzata un po' su tutti, anche su Marcello Paolucci e sulla telecamera. Attenzione Marcello, va bene, continuiamo nel discorso. Ecco il sorso del sindaco, il sorso di Leo Marongiu, eccoci qua. Sindaco, l'ultimissima, perché siamo in diretta, abbiamo seguito in diretta anche il sorso alla calata, come si usa da queste parti. Sì, beh, certamente una vittoria straordinaria, frutto di un impegno, della capacità dei cittadini di poter interpretare quelle che sono state le nostre progettualità. E in questi 7 giorni veramente si è ribaltata una situazione che qualcuno dichiarava disperata. I cittadini di Lanciano hanno avuto la grande maturità di capire il nostro impegno, il nostro progetto. Saremo l'amministrazione di tutti, perché quel 15% in più che ci ha fatto vincere vuol dire che non sono i nostri elettori, ma sono cittadini di Lanciano che sono ovviamente protagonisti di questa bellissima avventura che meritava altri 5 anni di lavoro, e noi continueremo i progetti che abbiamo fatto, aiutando e ascoltando tutti, perché oggi ancora di più mi sento il sindaco di tutta Lanciano. L'ultima, poi chiediamo il collegamento, un sindaco che sa di alcol non depone bene, però per questa notte diciamo può andare. Possiamo permettercelo insomma di bere un po' di spumante, di champagne, perché ce lo meritiamo dopo tanta fatica. Io volevo ringraziare tutti i cittadini, ma soprattutto i miei candidati, tutti i candidati che hanno sostenuto le liste. E le 5 liste, Lanciano in Comune, Progetto Lanciano, Lanciano che vale, il PD e Insieme a Sinistra. Sono liste che hanno lavorato bene, tanti giovani, un'amministrazione che quindi
ha portato un cambiamento, un rinnovamento con l'aiuto degli anziani che hanno più esperienze e che guideranno questa compagine per altri 5 anni. Buon quinquennio. Grazie, grazie a voi, un saluto a tutti.